Guardando la classifica, un punto prezioso per l'Aquila contro la Maceratese, terza forza del campionato. A conti fatti però i rossoblù di Perrone possono recriminare per diverse azioni da gol cestinate nel finale e per un atteggiamento che ha fatto difetto in aggressività per una buona parte della contesa. Perrone conferma a sorpresa il 3-5-2 di Teramo, cambiando però in difesa con l'innesto di Maccarrone per Piva, dirottato come quinto di centrocampo al posto di Ligorio. Davanti, confermato il tandem San Domenico-Perna, anche oggi fischiato per diverse imprecisioni sotto rete. Partita poco vibrante, ricco possesso palla della Maceratese che però non riesce a trovare sbocchi. La chance più ghiotta capita sulla testa di Perna dopo la mezz'ora, che dalla sinistra raccoglie un traversone e schiaccia di testa, forte battuto in uscita, ma non c'entra il bersaglio. Nel finale arrivano i due gol che sigilleranno il punteggio sull'1-1. Prima Maccarrone si rende protagonista del vantaggio della Maceratese. Buonaiuto, crossa da sinistra il centrale siciliano per anticipare il tapin di Couco, fa centro nella propria porta in scivolata. 0-1 e buio pesto sugli spalti del Fattori. I rossoblù però hanno il merito di reagire immediatamente. Milicevic, dirottato playmaker con Mancini mezzala, ci prova dalla distanza. Sul rimpallo Perna si avventa sul pallone e anticipa in uscita forte che lo abbatte ingenuamente. Penalty per l'Aquila, sul quale va lo stesso Milicevic, sotto gli occhi del presidente del Pescara Sebastiani, e fa centro dagli 11 metri per l'1-1. Nella ripresa c'è più brio, la Maceratese sale di intensità atletica, l'Aquila invece scende dal punto di vista fisico e non riesce a ripartire. Al 18esimo Couco serve sul dischetto del rigore Buonaiuto che cestina il nuovo vantaggio degli ospiti. Poco più tardi Milicevic va via in tunnel, scorribanda fino al limite dell'area, poi San Domenico si fa rimpallare la conclusione. Sul proseguo dell'azione Perna poi la mette fuori al lato di testa. Ci riprova ancora la Maceratese con Couco, ma Scotti risponde presente in tuffo. I rossoblù sembrano alle corde. Perrone allora si ricorda dei cambi e dopo una mezz'ora fa entrare prima Benzaglia per un applauditissimo Milicevic, quindi triarico per Perna nel ruolo di trequartista dietro San Domenico. È la mossa vincente, l'Aquila colleziona due grandi occasioni in sequenza, prima triarico, sguscia sulla sinistra, serve un cioccolatino per Boulevardi che in sforbiciata chiama l'intervento in angolo forte. Poi Maccarrone, esce palla al piede, serve San Domenico, il cui diagonale rasoterra viene deviato in modo provvidenziale dal portiere marchigiano. È l'ultimo sussulto, finisce 1-1. Per l'Aquila un punto importante, ma che peccato, perché si poteva prendere il bottino pieno. In sala stampa intanto il tecnico dell'Aquila Carlo Perrone spiega perché ha deciso di ritardare i cambi dalla panchina, che hanno di fatto cambiato in positivo l'inerzia del match. Io avevo già pensato alla fine del primo tempo di cambiare qualcosa, però diciamo che la pausa poi si è un pochino abbassata anche la temperatura nel secondo tempo, quindi secondo me non mi sembrava che la squadra stesse soffrendo come invece era successo, diciamo, nella parte finale del primo tempo. Ho visto per esempio che Milicevic aveva recuperato bene le energie e quindi vedevo che la squadra stava tenendo bene il campo, quindi alla fine ho deciso poi di ritardare un pochino i cambi. Ho pensato che, ecco, pensare ci potesse dare un pochino più di freschezza in mezzo al campo, e poi alla fine ho optato per la soluzione di Triario, che diciamo doveva stare dietro a San Domenico, cioè in uscita avrebbe dovuto cercare di ricevere palla a lui e al campo aperto cercare di dar subito la palla a San Domenico nello spazio. Questa è stata la scelta, ci siamo andati vicino, e però purtroppo non siamo riusciti a farlo.